Allora, oggi facciamo una ricetta di un mio amico carissimo, che colgo l'occasione per salutarlo, Valentino Marcattilli. Che cos'è? È un raviolo ripieno di uovo. Una bontà. Seguite da me. Allora, prima di tutto, spinaci per ripieno, ricotta per ripieno, poi per la pasta e per la farcia, farina e uova, burro, ricotta, bravo Mario, e poi qui c'è lui, il signor Tartufo Bianco, che quest'anno ci ha detto pure bene, costa pure poco. Iniziamo subito, 200 grammi di farina, guardate che bella, nuova roba bianca bianca, questa è semi integrale. Poi uova, slacchete, uno e due uova siamo a posto, mescoliamo così, con le manine adorabili mie, sale fino, creo il composto, è una cosa, guardate, velocissima, vedete, sta incominciando a prendere, poi metto qui su e incomincio a fare come si faceva una volta, così, con la spinta, tacchete, prendiamo, quindi questo qua è il lavoro proprio fatto a mano, come una volta, poi se volete usare una macchina, un'impastatrice, potete farlo. A noi ci piace così, carnale, ok? Quando abbiamo un po' di tempo. Bella, duretta, e pensa a te, pensa a voi tutti. Già il ritmo, già proprio si sente, le feste. Allora, hai preso la tredicesima? Dai, così compriamo il tartufo. Allora, ecco qui. Ce l'abbiamo quasi fatta. Adesso che faccio? Metto a riposare la pasta, la chiudo dentro la pellicola la pasta, così diventa più facile da lavorare. La metto qui. Adesso facciamo il ripieno. Burro, qua, così, lo facciamo sciogliere. Spinaci solo lavati e puliti, guardate, qui direttamente, così tirano fuori poca acqua, non perdiamo niente. Così metto un po' di sale, li giro, ancora si possono girare perché sono freddi, e aspettiamo che piano piano pluff, si cuociano, ma leggermente li vogliamo cotti. Mentre cuociamo gli spinaci, io preparo la ricotta. Quindi ricotta, preferibile mucca, è più delicata, ok? In questo caso. Palettina, vado, la schiaccio, ci mettiamo proprio una cosa, un pensiero, un'illusione di parmigiano. Eccolo qua, poco perché poi dopo ce ne va tanto fuori, eh? Bello così, un po' di pepe nero, buono, vai Papic con queste canzoni bellissime, Gagliardo, Papic è troppo forte, un pizzico di sale, lavoriamo bene bene, poi ritorniamo qui, se volete fare ancora prima potete mettere un coperchio, spinaci pronti, belli, caldi, prendo quelli che mi servono, caldi caldi caldi, vedete come fumano? Faccio un trito veloce, non il cutter, mixer, belli così, diventa tutta una poltiglia brutta verde, invece così sono i pezzetti, sono spinaci veri, non è qua roba color verde. Avete visto mai quei ravioli comprati che hanno quel colore bruttissimo? Metto gli spinaci dentro la ricotta, ops, unisco la ricotta con gli spinaci, veloce, 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 assaggiate sempre. Sac a poche. Che romantica qua. Io ho il sac a poche, voi potete fare con una busta di surgelati, col cucchiaio, fate come pare a voi. Comunque adesso li vendono monouso, vi consiglio, che lavabili non mi piacciono, meglio monouso. Zac, faccio sempre in casino come sempre, faccio così, tac, tac, tac. Per non far uscire niente, prendo un pezzo di pellicola, questo qua è la nostra farcia. Passiamo alla pasta. Apro la pasta. Mario sta mangiando gli spinaci della farcia nel frattempo. Come so, Mario? Un po' di farina, così, vai. La devo fare bella, sottile, quindi girate, spingete, movimento di anca. Questa qua si chiama anche con la spinta, perché c'è questa spinta. Più spingete più diventa sottile, vai. Allora,
dopo sta faticaccia, amarsi un po', devi proprio amare qualcuno per stendere la mano sta pasta. Allora, torniamo a noi. Quindi, adesso che facciamo? Ricaviamo dei quadrati. Allora, vi dicevo, questa pasta, questa ricetta, la fanno, penso ancora tuttora perché è uno dei classici, al San Domenico di Imola, e lo chef Valentino Marcattegli, un grande della cucina italiana, ha pensato a questo raviolo con l'uovo dentro. Allora, se non avete la forza, non vi va di farlo a mano col mattarello, potete usare una macchina che tira la pasta, no? Senza nessun problema. Adesso l'acqua, col dito, faccio così, bagno tutto sul bordo. La nostra farcia, taglio così il beccuccio, ecco così, facciamo tipo un piccolo nido. Qua sotto deve essere più sottile, perché lì sarà l'alloggio per mettere questo. Guardate, eh. Ecco Mario, il primo assaggiarlo sarete, dai. Uova freschissime, mi raccomando, eh. Metto qua, guardate che meraviglia. Che spettacolo! Adesso chiudo, così, così, facendo ben aderire la pasta, facendo uscire bene l'aria. Con i lembi della forchetta faccio in questa maniera. Valentino li fa meglio di me, al San Domenico, vedrete, sono fatti perfetti. Qua mi sto sbrigando velocemente. Faccio sciogliere il burro. Nel frattempo metto questa meraviglia dentro l'acqua in piena ebollizione. L'acqua deve sobbollire, non deve bollire fortemente, non deve agitare i nostri ravioli. Piano piano, piano piano. Raviolo pronto. Metto qui su, in questo piatto, burro, abbondante, parmigiano, abbondante, mamma mia, così, mamma mia. Poi, tartufo, che te lo devo fare? Abbondante, lo faccio così, non a scaglie, lo faccio così, bello, spumoso. Grattugiato, guardate qua che roba. E adesso assaggiamo. Guardate qua che esce. Guardate qui che esce, quindi burro, uova, ricotta, parmigiano, tutte cose che vanno benissimo col tartufo bianco. Guardate che spettacolo. Ragazzi, è eccezionale. Buonissimo. Questo non è tanto economico. Però potete farlo anche con col tartufo nero. Buonissimo ragazzi, eccezionale. Faccia di ravioli buona. Te la sei mangiata tutta, è bello. Ti sei un po' sporcato però, piccoletto. Mamma mia, che bontà, guarda che spettacolo.